all'ultimo turno di campionato, quello della Lucchese ovviamente lo conoscete già, Lucchese Gubbio 0-0. I risultati più importanti che ci riguardano sono la vittoria della Torres sulla Carrarese 2-0, la Torres è capolista a punteggio pieno, poi la vittoria del Pescara sul campo del Sestri Levante, anche il Pescara ha vinto in trasferta contro il Sestri, e la vittoria della SPAL, la prossima avversaria della Lucchese, 1-0 sulla Juventus B. Andiamo a vedere la classifica. E la Torres, come ho già detto, è a punteggio pieno con 12 punti, segue il Pescara con 10, la Carrarese con 9 punti e la Lucchese con 8. Vi posso dire, cioè già lo vediamo che è una partenza buona, ottima, ma vi posso dire che erano 11 anni che la Lucchese non partiva così bene in campionato, cioè con 2 vittorie e 2 pareggi. L'ultima volta era stato nel 2012-2013, quando la Lucchese era in Serie D, che tra l'altro collezionò proprio 2 vittorie in trasferta e 2 pareggi interni per 0-0. La storia si ripete. Comunque, per confermare appunto la partenza ottima della Lucchese, chiedo conferma però agli ospiti. Bruno. Quell'anno lì la Lucchese vinse il famoso campionato di Correggio. No, era l'anno 12-13. Mi risulta che fosse l'anno prima, Guido. Quella era 14, Bruno. 13-14. Però chi c'era nel 2-3? Arrivavamo quarti già, in quel campionato. Chi c'era anche allora? Chi c'era allenatore? C'era allenatore è Duccio Innocenti, c'era. Ah, ecco, io non lo ricordavo. Poi dopo arrivò Guido Pagliuca. Poi dopo arrivò l'anno... Ah, quindi 13-14. Sì, era 13-14. Comunque, partenza sprint, partenza ottima, me lo confermate anche voi? Sì, sì, ottima partenza, con due vittorie in trasferta, che poi vedendo cosa hanno fatto queste squadre, sia il Sersi Levante che la Recanatese, nelle partite successive alla nostra, possiamo dire che sono state due ottime vittorie. E due pareggi interni con due delle squadre più importanti del campionato, Perugia e Gubbio. Guido, concordi? No, è che non si vedeva una classifica come fatto vedere, così bella era un po' di tempo. Io ho fatto tante stagioni Curva Ovest, purtroppo spesso vedendo la Lucchese a ridosso tra la parte sinistra e la parte destra, quarto posto, addirittura poteva essere anche più su, avesse vinto col Gubbio, poi magari ora ne parleremo. No, certo. Direi bene, una bellissima partenza, dai. Anche perché 11 anni fa eravamo in Serie D, quindi... Eh sì, era la Serie D quella. Diciamo che doveva essere più facile il campionato, arrivavamo quarti in quella stagione, speriamo di arrivare tra le prime quattro anche quest'anno, come minimo. Andiamo a vedere qualche riflesso filmato della sintesi recanatese-lucchese 3-1, reti di Gucker, Rizzo Pinna e Tumbarello. Chiedo a Bruno Russo e Guido Casotti un giudizio rapido su questa partita. No, è stata una partita chiaramente il primo tempo dominato assolutamente dalla Lucchese. E siamo andati sul 2-0, poi il secondo tempo abbiamo sofferto un pochettino diciamo il ritorno della Recanatese, e poi abbiamo fatto il gol all'ultimo minuto, però credo che la Lucchese abbia meritato il risultato perché si è dimostrata una squadra più cinica rispetto alla Recanatese. Guido? No, bene, primo tempo probabilmente andava già chiusa lì la partita, poi c'è stato sì, comunque subito il raddoppio di Rizzo Pinna. Loro sono tornati anche con orgoglio, questa Recanatese, però qua vedi diversi gol sbagliati nel primo tempo, poi magari speriamo anche gli attaccanti aggiusteranno la mira. Direi bene, solidità confermata un po' sulla scia dell'anno scorso, ora forse poi la Lucchese, ne parlavo prima con Bruno, Gorgone dovrà trovare tutti i giusti equilibri, diciamo, come si dice in gergo, dalla cintola in su, e allora chissà che il tuo accostamento con quanto è successo 11 anni fa, ricordando che qui siamo in Serie C e ci sono degli squadroni, non possa trovare a distanza di più di 10 anni una sua continuità. Siamo all'inizio del campionato, non dimentichiamolo, 4 partite sono ancora poche alla fine per esprimere dei giudizi sulle varie squadre. Sì, questo allora era il rigore realizzato da Rizzo Pinna, poi sì. Sarebbe arrivato il tris di Tumbarello dopo che la Recanatese aveva accorciato le distanze. Andiamo a vedere invece le immagini di Lucchese Gubbio, la partita di martedì scorso al Porta Elisa, 0-0. Su questa partita chiedo un giudizio a Giulio Castagnoli, all'Opinion Leader, così
variamo un po' anche i giudizi e poi magari sentirei, se possibile, anche Emiliano Pellegrini. Sì, per quanto riguarda la partita con il Gubbio è già stato detto e scritto tutto, nel senso che comunque abbiamo affrontato una squadra molto rognosa, una squadra molto ostruzionistica, e diciamo che Braglia pratica un non gioco, cioè tende a non far giocare l'avversario, poi questa è, diciamo, la sua prerogativa. Sono anche convinto che la Lucchese non fosse la stessa delle partite precedenti, perché qualche elemento, diciamo, non è arrivato alla sufficienza, quindi secondo me è un po' una serie di cause, e il Gubbio che ha giocato una partita rognosa e la Lucchese che non era la stessa delle altre partite. Poi mettiamoci anche il fattore arbitro, che appunto poi lo vedremo, non ha concesso un rigore che tanti dicono netto, io sono curioso di rivederlo, e chiaramente con il rigore c'era anche l'espulsione del giocatore del Gubbio, perché chiara occasione da gol, salvi la palla sulla riga di porta, chiaramente è rigore ed espulsione. Però l'arbitro, probabilmente l'arbitro non l'ha visto perché era messo male rispetto all'eventuale tocco di mano. Il guardalinea che avrebbe dovuto vedere bene e non ha sbandierato, e quindi chiaramente siamo qui a commentare questo 0-0, che però sommato alle due vittorie consecutive in trasferta e al buon pareggio contro il Perugia fa una partenza assolutamente importante, quindi va bene così. Certo, va bene così, da sottolineare anche il carattere della squadra, che comunque anche quando è stata in difficoltà non ha mai dato l'impressione di mollare, anzi ha sempre cercato comunque la vittoria. Questa è una cosa di cui si sono accorti tutti. Volevo sentire poi anche il parere. Prego, Giulio. No, dicevo, poi ci sono anche, chiaramente, ora si va a cercare il pelo nell'uovo, no? In una partita di uno 0-0 casalingo, ma chiaramente le note positive ci sono e sono diverse, iniziando dal fatto che la Lucchese ha subito un solo gol in quattro partite, per giunta sul calcio piazzato, quindi solidità difensiva. Comunque sia, la Lucchese riesce sempre a creare quelle due, tre, quattro palle gol a partita importanti, quindi diciamo, come dire, è tutto positivo poi alla fine, soltanto certo, che chiaramente cioè, quando pareggi in casa devi trovare, no, qualcosina che non va, no? E quindi abbiamo trovato queste cause che hanno impedito alla Lucchese di vincere la partita, quindi un po' il Gubbio, un po' la Lucchese e un po' l'arbitro. Volevo sentire anche Emiliano Pellegrini su Lucchese Gubbio. Ma direi il fatto che per la prima volta negli ultimi anni Braglia non sia riuscito a sgraffignare la vittoria al Portenisa significa che questa volta ha trovato di fronte un avversario, direi, compatto. Sì, è vero, ci sono state delle piccole smagliature, però la partita si sapeva che sarebbe stata di questo tipo, la Lucchese l'ha interpretata nella maniera giusta. Ora c'è da rilevare che giocando in quella maniera con due mediani è chiaro che i primi a dare una mano a rientrare devono essere i trequartisti e prima ancora il centravanti. C'è un tipo di gioco, quello che fa Gorgone, sicuramente interessante, sicuramente propositivo, ma anche dispendioso dal punto di vista delle energie psicofisiche, ed ecco spiegato magari perché in qualche circostanza, ma un po' meno forse con il Gubbio, ma di più a Recanati, la squadra nel secondo tempo magari può accusare una leggera flessione dal punto di vista del ritmo, dell'intensità. D'altra parte è anche impensabile giocare per 90 minuti su certi livelli, come ha fatto la squadra soprattutto nei primi tempi, in queste prime quattro giornate, e poi c'è da considerare l'avversario. È chiaro che direi è un bel inizio di campionato, giustamente vi facciamo notare Guido, è troppo presto per capire, diciamo, che tipo di campionato verrà fuori. Sicuramente il solito campionato imprevedibile. Ora abbiamo in testa una squadra che non ci incassa nulla con l'altissima classifica, ma che intanto ha messo insieme 12 punti. Piano piano stanno arrivando le grandi, è questione purtroppo di saperle aspettare. Mi riferisco al Pescara soprattutto, ma anche allo stesso Gubbio. È da verificare ora la SPAL, che ha una partita in meno e che al momento non convince, ma penso che anche lei
come forse il Perugia. Poi c'è da capire per esempio Lentella che cosa vorrà fare da grande ora che ha cambiato l'allenatore, ci ha messo qualche anno per la verità, è arrivato Fabio Gallo. L'avvio della Lucchese sicuramente è stato positivo, però bisogna pensare che stanno arrivando ora veramente le prime salite, mi riferisco al Ferrara, ma anche in casa la partita successiva contro il Pineto. Comunque sì. Una cosa la possiamo in qualche maniera sottolineare come positiva, ovvero che con la partita di Gubbio Gorgone praticamente ha fatto giocare quasi tutti, li abbiamo visti praticamente tutti. All'inizio aveva detto che avrebbe cercato una quadra fin da subito per dare minuti, invece li abbiamo già visti quasi tutti. Sì, però è chiaro che sta lavorando su un'ossatura di base, poi intorno a questa deve un po' giustamente inserire quei 4-5 elementi, però mantenendo sempre l'ossatura. L'ossatura mi riferisco soprattutto al reparto difensivo, che è quello collaudato e quello sperimentato. Poi quindi c'è qualche cambio, però la fisionomia della squadra non cambia, ecco, c'è qualche movimento che giustamente ha fatto e deve fare per valutare. Anche questo Di Brille, questo ragazzo del Togo che è entrato, ha fatto quei 5 minuti in cui veramente è sembrato una furia scatenata. D'altra parte con 5 cambi le devi anche sfruttare, proprio perché per capire tutti, e ora veramente hanno giocato tutti se non sbaglio, sì, mi pare, no, mi pare, sì, anche io Boa, tutti, no? Sono stati visti un Sabbione, che è un altro che ha giocato la prima mano, Merletti ha giocato la prima, poi ha avuto un problema fisico, però è chiaro che serve continuità, no? La continuità la trovi giocando spesso con la stessa, con 8 undicesimi che devono essere gli stessi. I blocchi famosi li hanno avuto tutte le grandi squadre. La Lucchese l'ha trovata Gorgone grazie ai recuperi, da pensare che Tumbarello non è ancora al massimo, che Magnaghi è arrivato ma in ritardo chiaramente di preparazione perché non giocava una partita da un anno, quindi vanno aspettati questi giocatori che sono fondamentali per le condizioni del gioco della squadra. Allora, Emiliano Pellegrini ha fatto una disamina da professore veramente sulla Lucchese. Da professore sul campionato e sulla Lucchese. Ci fermiamo, professor Pellegrini. Un breve stacco pubblicitario, poi vediamo insieme il famoso rigore e vediamo se era rigore o no. A tra poco. Andiamo a vedere allora quello che è successo al 20° del primo tempo di Lucchese Gubbio, con Guadagni che quasi a botta sicura colpisce di testa da dentro l'area e la palla sembra proprio che venga deviata dal braccio di Chierico, cambia direzione. Poi guardate Chierico, l'atteggiamento subito dopo, sembra allontanarsi quasi a volersi nascondere, aspetta la sentenza dell'arbitro, quasi una missione di colpevolezza secondo me. Allora, io vi chiedo se era rigore o no. La questione è, c'era un braccio attaccato al corpo, però mi sembra di vedere un movimento del corpo che vada verso la palla. Per me questo è rigore. Bruno. No, che chiaramente ferma il braccio, anche se la parte superiore del braccio è attaccata al corpo, ma la parte inferiore del braccio ferma proprio la palla diretta in porta. Quindi sì, la palla cambia direzione nettamente. Assolutamente, assolutamente. La palla andava chiaramente in porta e questo è con il VAR sarebbe stato rigore netto. Guido. Qualche dubbio? No, non ho dubbi. Sul discorso del VAR si diceva anche lo scorso anno con Giulio Castagnoli che io credo che in un campionato professionistico che si voglia considerare tale, e lo è a tutti gli effetti, come la Serie C, bisognerebbe introdurre il VAR anche in Serie C. Introducendo il VAR probabilmente la Lucchese, che poi poteva essere anche a parti invertite, questo non vuol dire, però in questo caso la Lucchese avrebbe avuto il calcio di rigore, giocatore del Gubbio sarebbe stato espulso e probabilmente non ci sarà mai la controprova. Forse questa Lucchese la partita la vinceva. Insomma, sarebbe stata un'altra partita. L'arbitro probabilmente non ha visto, non lo so. Però a questo punto mi chiedo l'assistente, che in questo caso era dall'altra parte forse. No, era dalla stessa parte. È in linea da lì. Cosa stava guardando?
Giulio Castagnoli, che cosa stava guardando l'assistente secondo te? Scoprirsi mettendo in difficoltà sinistro da porta nova. Il pallone cambia direzione. Giulio, ci sei sempre? Ma è libero. Ma è tutto regolare. È il sinistro da porta nova. Il pallone cambia direzione. Per l'arbitro Vergaro di Bari, però, è tutto regolare. State molto attenti a non scoprirsi. In collegamento Emiliano, invece, con Giulio del Fiorentino. Mi sentite? Houston, abbiamo un problema evidentemente, anzi un paio, con i collegamenti, vabbè, comunque l'abbiamo visto, siamo tutti d'accordo, sembra effettivamente calcio di rigore, se ci fosse stato il VAR sicuramente l'arbitro sarebbe andato come minimo a rivedere. Credo che vedendo adesso, se poi l'immagine va avanti Sandro, quando si vede anche l'arbitro, vedendo l'arbitro, forse l'arbitro non ha visto, forse come si dice in gergo giochi a biliardo. No, ma sinceramente... ma però poteva vedere, doveva vedere il guardalino. No, ma basta vedere comunque la posizione dell'arbitro, che l'arbitro vede benissimo che il braccio... Però c'è l'attaccante della Lucchese, guarda, forse, se no, l'azione si ferma qui, praticamente però c'è il giocatore di spalle, vede il guardalino ce l'ha defilato dall'altro. Vede benissimo che La mano ferma la palla diretta. Beh, probabilmente in non l'ha visto, perché sennò dovremmo parlare di un'altra no, cosa. No, chiaramente non ha ritenuto di fischiare, però mi sembra visto così mi sembra rigore netto. Allora, mi sembra che siamo tutti d'accordo, però tanto non ci possiamo far niente. Peccato, perché poi i campionati vanno in una certa direzione o in un'altra anche a seguito di questi episodi qui. Questi potevano essere 3 punti, è venuto un punto e ce ne faremo una ragione. Per chiudere il discorso su Gubbio Lucchese, in attesa che vengano ripristinati i collegamenti con i nostri ospiti a distanza, sentiamo l'intervista che ha rilasciato in sala stampa Simone Magnaghi al termine della gara. Magnaghi, lo sapete tutti, veniva da un grave infortunio, per la prima volta dopo quasi un anno giocava da titolare, ovviamente in questo caso nella Lucchese, e sentiamo che cosa ha detto al termine della gara. Ma a livello generale secondo me è una buonissima partita, per la mole di gioco creata ci deve essere rammarico, un pizzico di rabbia, perché meritavamo i 3 punti, e sulla mia gara una buona gara, è chiaro, non giocavo una partita titolare da oltre un anno, c'era anche un filo di emozione, niente dai, ho passato l'estate ad allenarmi da solo, sono arrivato 15 giorni fa, c'è voglia di entrare subito in condizione, di migliorarla e di trovare subito sintonia con i compagni. Stasera, finché ne avevo, sono rimasto in campo, ti dico, sono arrivato con i crampi, si vede che ad oggi il mio minutaggio, adesso non so che minuto sono uscito, è questo. Con i compagni siamo in quella fase dove io devo capire loro e loro devono capire me sui movimenti negli ultimi 20 metri. Ma è una cosa che è una situazione che si trova quotidianamente. E ti ripeto, sono qua da 2 settimane, secondo me l'impatto è risultato subito positivo. E questo Simone Magnaghi al termine della gara. Bruno e Guido, come giudicate la prestazione di Magnaghi e in che prospettiva la vedete? Lo vedete in questo campionato? Ma io lo vedo in una prospettiva importante, perché al di là di queste prime apparizioni, dove lui chiaramente è arrivato anche in ritardo rispetto ai compagni in preparazione, però secondo me lui è il finalizzatore che la Lucchese ha bisogno, quindi io personalmente ho una grande fiducia in lui, perché è un calciatore che a me è sempre piaciuto tantissimo. Secondo me ha fatto un'ottima partita, tenendo conto il ritardo un po' di preparazione. Sono convinto che Magnaghi sarà uno dei giocatori più importanti della Lucchese. Guido? Sicuramente, come dice Bruno, Magnaghi è un giocatore, non dico da cui dipendono le fortune della Lucchese, ma insomma il suo campionato sarà fondamentale per la Lucchese, perché il finalizzatore è chiaro, è stato fermo tanto tempo, ha bisogno di tempo per recuperare al meglio. Infatti io adesso mi stavo domandando, mentre lo sentivo, se in realtà a distanza di 4 giorni
Gorgone vorrà farlo ripartire dall'inizio. Uno potrebbe pensare, sì, forse è giusto per dargli altri minuti, vediamo, sicuramente è chiaro che gli ci vuole del tempo, non è, poi deve conoscere anche nuovi compagni, ha giocato adesso complessivamente credo neanche una partita. Sì, sì, ha detto la questione dei movimenti degli ultimi minuti. Sai, anche quello sì. Comunque come la pensi lo sapremo alla fine della trasmissione, perché ci dovrebbe scendere in campo a Ferrara, quindi vedremo. Ti posso dire che una volta, qualche anno fa, era più facile provare ad ipotizzare le formazioni, oggi è tutto più complicato perché è tutto più complicato, a tutti i livelli. Va bene, vediamo se abbiamo ripristinato i collegamenti, partiamo... Prego Bruno. Dico questa cosa, mancano tante notizie che a tutta la stampa lucchese dava il mitico Diego Checchi, ma che certo. Lui guardava tutti, guardava tutti gli allenamenti, Bruno. Quindi colgo l'occasione per dire qualcosa su questo ragazzo che veramente ha lasciato un vuoto veramente incolmabile. E anche prima della partita Gubbio-Lucchese è stato rispettato un minuto di silenzio in memoria di Diego, al quale, anche questo lo sappiamo tutti, viene dedicata la sala stampa dello stadio Porta Elisa. Vediamo se riusciamo a ritornare da Giulio Castagnoli. Io ci sono sempre stato. Non abbiamo dubbi, e ci sarai sempre. Giulio, telegraficamente un giudizio su rigore o non rigore e sulla prestazione di Magnaghi. Ma il rigore, l'abbiamo detto prima, diciamo rivedendo le immagini sembrerebbe abbastanza netto, con il rigore anche la susseguente espulsione del giocatore, ma l'arbitro non ha arbitrato male solo perché non ha visto il calcio di rigore, l'arbitro ha arbitrato male perché ha permesso al Gubbio di perdere un tempo infinito, perché ogni volta che il portiere rinviava, ogni volta che c'era una rimessa laterale, ogni volta che un giocatore del Gubbio aveva un infortunio, sembrava morto, quindi diciamo che l'arbitro ha arbitrato male nel complesso. Poi mi ha chiesto Egidio, scusami, di Magnaghi. La prestazione di Magnaghi positiva, perché sicuramente molto meglio anche fisicamente rispetto alla partita precedente con il Perugia, e chiaramente Magnaghi, tutti speriamo che sia quel Magnaghi che abbiamo visto a Pontedera qualche anno fa, mi sembra che fece 19 reti. Quindi insomma sarebbe un giocatore importante per la Lucchese, perché chiaramente si può dire sempre tutto quello che vogliamo, ma il finalizzatore di una squadra ci vuole, perché senza i gol del finalizzatore, secondo me, fondo al campionato ti possono mancare anche 10-15 punti. Andiamo da Emiliano Pellegrini e Giulio Del Fiorentino, se ci sentono anche per loro chiedo un giudizio rapidissimo sul rigore e su Magnaghi. Ma allora, i rigori ci sono quando gli arbitri lo fischiano. Giusto. Quindi l'arbitro l'ha fischiato. Sì, ora per quanto riguarda, diceva Giulio, il fatto che il Gubbio ha abitato male, anch'io infatti sul stadio gli ho dato 5. Abitato male nel senso che, al di là di permettere o meno al portiere avversario, ma chi conosce Braglia, l'abbiamo avuto anche noi come allenatore, e quindi sappiamo che usa tutti i trucchetti per innervosire l'avversario, parla sempre con il guardalinee, si lamenta, è una caratteristica sua, e quindi direi che chi ha Braglia in panchina fa questo ed altro. Il rigore c'era, ripeto, però l'arbitro non l'ha dato, quindi possiamo stare tutta la sera a discutere. E per quanto riguarda Magnaghi, io anch'io mi auguro che segni tanti gol. Ora, che faccia 10 gol di differenza nei punti mi sembra un po' troppo, no? Però è anche vero che nel gioco di Gorgone il centravanti non deve essere un centravanti che sta al capanno, come si diceva una volta, ma deve venire indietro, deve essere il primo a pressare. Perché ripeto, giocando con un 4-2-3-1, cioè una squadra fortemente sbilanciata, per cui il primo a difendere deve essere proprio il centravanti e poi a seguitare i due trequartisti. Altrimenti per Gucher e Tumbarello, se saranno loro, o Cangianello, il compito diventa molto molto arduo. Non so se Giulio sei d'accordo. Io ti dico che voglio fare un'analisi all'incontrario.
visto il Romero che ho visto nelle prime partite, credo che Gorgone sia veramente bravo a metterli sulle rotaie giuste, dirgli quali sono i movimenti, perché il Romero delle prime partite ha fatto quello che dicevi te, gli è mancato il gol, non è mai stato un finalizzatore, cioè non gli puoi dire nulla sull'impegno, però impegno davanti alla porta minuto, qualche gol, no, tipo Recanati, insomma, no, vabbè. Presenza in difesa sui calci piazzati, non è poco, e quindi mi aspetto che anche Magnaghi con Gorgone e poi questi ragazzi che gli giocano dietro, Rizzo Pinna, Guadagni, quelli devono tornare, devono tornare a dare una mano. Sentivo l'altro giorno Zeman in una partita, una delle ultime partite, che insomma, non è stato contento perché ha detto non si può giocare in 7 o 8, per dire che quei 3 in più che sono gli attaccanti devono tornare, e oggi il gioco è questo, il gioco in Serie C specialmente è questo. Però insomma direi che i due attaccanti, caratteristiche anche abbastanza diverse, possono dare questo contributo, anzi il loro contributo è richiesto dalla squadra. Invece concludo sull'arbitro, anch'io condivido che non abbia fatto una buona partita. Sul calcio di rigore non mi sembrava messo così male, no, per la verità, lo vediamo dall'inquadratura, non era messo così male. Un rigore difficile forse da vedere, però si vedeva meglio a velocità normale che a rallenti. A velocità normale si vede che fa un movimento per far sì che la palla non vada a porta, un movimento intelligente, a quel punto lì ti sacrifichi anche. Certo. No? Però non mi è piaciuto non solo nelle perdite di tempo, ma nell'inversione di alcune punizioni fra attaccanti e difensori per far sì che gli ultimi 10 minuti la partita fosse in qualche maniera addormentata e andasse a finire magari 0-0 come era incanalata. Esatto, esatto. Tutti e due poi hanno badato soprattutto a non prendere gol, e questa è intelligenza, perché se non riesci a vincere, mai barattare vittoria per sconfitta, perché anche un pareggio, soprattutto se poi concretizzi due vittorie fuori, no? Sì, poi siccome davanti c'è una squadra che arriverà a quinta o sesta, arrivano sempre lì, no, il Gubbio arriverà senz'altro, state tranquilli, mancava anche Udo, che è un bel giocatore, un giocatore che abbiamo conosciuto prima nell'Olbia, un po' meno nel Cesena, ma il gioco di Braglia è questo, Braglia è questo, che piaccia o meno, può non piacere, anzi ti piace Braglia? Ci ho avuto a che fare da un punto di vista professionale, però devo dire che quando ce l'hai a favore, cioè quando gioca con te, fa le stesse cose che ha fatto martedì, è Pierino, è sempre a parlare con l'arbitro, si lamenta sempre, col guardalinee non ne parliamo mai, vuole tutto al suo favore, e questa è Braglia, prendere o lasciare, però è bene che stia a Gubbio, lui ha già dato a Lucca. A voi, grazie, a voi. Grazie Emiliano. Vai, dobbiamo andare in pubblicità, ci rivediamo tra pochi istanti, a tra poco. Siamo tornati in diretta dagli studi di Noi TV, terza parte di Curva Ovest. Andiamo a leggere qualche messaggio perché ce ne sono tantissimi. Leggiamo quello di Paolone. Volevo dire a mister Paolone di Moriano, volevo dire a mister Gorgone di utilizzare di più le fasce, perché anche martedì, se non ricordo male, è arrivato in area solo un cross decente, e se non si buttano palloni in mezzo gli attaccanti non fanno gol e poi si criticano. Volevo chiedere a Bruno se ci spiega la situazione calciatori della primavera, e poi il consueto Forza Lucca. Allora Bruno, la primavera tra l'altro va all'esordio tra pochi giorni. Sì, iniziano non solo della primavera, iniziano i campionati del settore giovanile questo weekend qui. Noi giochiamo con tutte le nostre squadre, da quella primavera che gioca contro il Lecco sabato, ancora non sappiamo se giochiamo a Saltocchio oppure all'Acquedotto. No, abbiamo fatto... La Lucchese ha fatto degli investimenti importanti sul settore giovanile, abbiamo rinforzato tutte le squadre prendendo dei giovani molto molto interessanti che saranno il futuro della Lucchese. Ancora ci sono tanti ragazzi nuovi, ora devono diventare delle squadre, e io mi auguro che già fin dalla prima partita tutti i ragazzi che indosseranno
la maglia della Lucchese si facciano rispettare e far ritornare il settore giovanile della Lucchese protagonista dopo tantissimi anni che non venivano fatti investimenti nel settore giovanile. E ce lo auguriamo tutti, ovviamente, che questo rappresenta una buona fetta del futuro della Lucchese. Mentre parlavi è arrivata l'ennesima domanda sulla questione stadio e te la faccio perché tu sei il trade union tra la precedente amministrazione della Lucchese e quella nuova. Hai caldeggiato il progetto, no, del rifacimento del nuovo stadio Portelisa, che in questo momento sembra accantonato. Io ti faccio la domanda e poi tu ci spieghi. Buonasera, vorrei che il signor Russo dicesse se lo stadio nuovo è una presa in giro o cosa può dire, visto le voci che sono uscite nell'ultima puntata di questa trasmissione. Ricordiamo, è intervenuto l'assessore allo sport del comune di Lucca, Fabio Barzanti, che tra l'altro ha detto bisogna presentare un piano B, perché il piano A non sembra che possa andare avanti e il piano B serve perché il prossimo anno potrebbe essere a rischio l'agibilità del Portelisa. Allora, Bruno Russo, com'è la situazione dal punto di vista della nuova amministrazione della Lucchese? Ma io credo che nel momento in cui questa nuova proprietà prenda atto di tutto il percorso che è stato fatto per quanto riguarda il progetto dello stadio, io credo che loro si renderanno conto che sarebbe un peccato non portare avanti quel progetto. Penso che giustamente questa nuova società, che io mi onoro di farne parte a tutti gli effetti, perché io sono anche un membro del CDA della Lucchese, quindi ci siamo concentrati su delle priorità che c'erano per quanto riguarda un po' lo stato attuale del Portelisa. La società ha creato delle situazioni nuove, lo hanno ripulito perché era veramente uno stadio che era, diciamo, vergognoso sotto certi aspetti, quindi hanno dato importanza alle cose che servivano attualmente. Sono convinto che nel momento in cui ci saranno gli incontri con i progettisti, che io sono certo che ci saranno, i progettisti spiegheranno tutto il percorso fatto e io sono convinto che la nuova società prenderà atto che sarebbe un peccato non portare avanti un progetto che ha superato un percorso importantissimo, che in Italia nessuno è riuscito ad arrivare dove è arrivata Lucca con il progetto dello stadio. Tu ci stai dicendo che la nuova proprietà della Lucchese non ha in realtà ancora definitivamente accantonato il progetto del nuovo stadio? Ma assolutamente no, perché io sono convinto che ancora ci sono delle interlocuzioni fra i progettisti e la nuova società, quindi si stanno parlando e nel momento in cui verranno esposte tutta la procedura che è stata fatta, credo che sia un vantaggio per tutti, per la città, per la Lucchese, per questa società. Credo che avere la possibilità di rifare, diciamo, a costo zero per la città, per l'amministrazione, uno stadio nuovo, credo che sia è un peccato non continuare questo progetto. Poi dopo, chiaramente, nel momento in cui verranno a conoscenza di tutto il percorso fatto, realmente sono convinto che ritornerà attuale. Allora, su questo argomento, siccome è importante, perché c'è almeno una decina di domande che sono arrivate sulla questione stadio, vorrei sentire anche in questo caso una sventagliata di pareri molto rapidi da parte di tutti, a iniziare da Guido. Beh, io voglio fidarmi di quel che ha detto Bruno, che poi è venuto qui tante volte da noi a Curva Ovest e lui ha sempre palesato grande fiducia. Io gliel'ho detto anche prima, sinceramente, da quando è arrivata questa nuova proprietà, la sensazione, Bruno, che noi abbiamo avuto è quella che lo stadio non fosse proprio prioritario nella loro mente e nella loro intenzione. Però io stasera voglio credere a quel che ci dici e sperare davvero che sia come dici. Chiaramente in questo momento, fino a questo momento... Però la sensazione che abbiamo avuto noi dall'esterno è stata questa. In questo momento sicuramente non era una priorità, perché tanto parliamo di un'opera che eventualmente sarà
sarà attuale fra 2, 3 anni, 4 anni, questo ancora non si sa, è che in questo momento le priorità erano altre. Sono quello convinto che nel momento in cui ci saranno gli incontri tra i progettisti, l'amministrazione e, la nuova, e le, diciamo, i vertici della nuova proprietà, sono convinto che nel momento in cui tutti si renderanno conto dell'enorme lavoro che è stato fatto e del punto dove è arrivato il progetto del stadio, che ha superato tantissimi ostacoli che non sarebbe, dici, un peccato non, sprecare non tutto da nessuna lavoro. Parte da nessuna parte, cioè il punto dove il progetto dello stadio a Lucca, in nessuna parte d'Italia, quindi solo a Caserta è più avanti di Lucca. Quindi in Italia in questo momento due stadi si possono fare in tempi brevi, uno è Caserta e un altro probabilmente Lucca, quindi sono convinto che con il, cioè, nel momento in cui ci saranno questi incontri, penso che sia una cosa che per me sarebbe un peccato non certo. portarla avanti. Certo. Sentiamo Giulio Emiliano e anche Giulio numero 2, partiamo da Castagnoli. Ma senti, io sono assolutamente d'accordo con Bruno e sono assolutamente d'accordo di spingere per quanto riguarda quel tipo di progetto lì. Ovviamente chi ha fatto il progetto credo che sia anche nelle condizioni di portare all'amministrazione comunale un investitore, perché in questo caso il problema è risolto già da solo. Onestamente non riesco a capire cosa c'entra la nuova proprietà della Lucchese con il discorso stadio, perché secondo me, e non sono uno che di lavoro fa... sono uno che ci sono un po' dentro a queste cose. In questo momento qui, secondo me, la partita è fra l'Aurora Immobiliare e l'amministrazione comunale. La Lucchese di Bulgarella in questo momento qui non c'entra niente, perché la società Lucchese Calcio usufruisce dello stadio, punto. Se lo stadio è fatiscente, fa bene a fare dei piccoli interventi per renderlo meno diciamo vergognoso. Però la partita è fra Aurora Immobiliare e l'amministrazione comunale. Punto. In questo momento qui non capisco cosa c'entra il gruppo Bulgarella in una faccenda così complicata. Onestamente, non riesco a capire. Se Bruno me lo spiega, anzi ce lo spiega. No, ma io... cioè, le dichiarazioni del dottor Lo Falso in varie volte, lui sosteneva questo, che chiaramente è una cosa questa che loro devono... capire e vedere con più attenzione. Chiaramente non è stato fatto fino ad ora, perché giustamente si sono occupati di riportare, di creare l'entusiasmo nella tifoseria, di fare una squadra molto competitiva, di chiaramente ristrutturare per quello che è stato possibile il Porte Elisa. Si sono preoccupati giustamente di cose che avevano la priorità. Poi sono convinto che nel momento in cui conosceranno il vero percorso che ha fatto il progetto, io penso che loro, essendo persone molto competenti e molto serie, lo prenderanno in considerazione. Questo è un mio pensiero, poi dopo chiaramente... Scusa Bruno... Giulio, ti chiedo di essere rapido perché volevo sentire anche Emiliano. Prego. Rapidissimo, io ripeto, in questo momento qui non capisco cosa c'entra il gruppo Bulgarella con la questione stadio, dal momento che la partita è fra Aurora Immobiliare e amministrazione comunale. Se mi spiegate cosa c'entra in questo momento qui il gruppo Bulgarella, sono contento. Sentiamo Emiliano che cosa ne pensa, e anche Giulio del Fiorentino. Ma io mi attengo a quello che ha sempre detto dal primo giorno il presidente, cioè che a loro lo stadio non interessa. Quindi quando mi verranno a dire che lo stadio ora gli interessa, ne prendo atto, anche perché mi pare di capire che il problema sono questi 55 milioni di euro, non 55 mila lire, e non credo che a Bulgarella interessi partecipare a questa operazione. Se arrivano altri che portano i soldi, beh, quindi Giulio diceva no, la Lucchese non ci incassa niente, perché alla Lucchese fino a questo momento lo stadio, Lucchese intendo Bulgarella, lo stadio nuovo non interessa. Poi se cambia opinione ne prenderemo atto.
Comunque Giulio, credo che Emiliano, scusate, ha portato a 55 i milioni dell'investimento, che non sono assolutamente... Erano 50? No, erano 50, ma poi chiaramente nei 50 milioni ci sono... ma poi lievitano, eh! Ci sono almeno... Aspettiamo che lievitino! In quel piano finanziario ci sono almeno 10-12 milioni di tasse, di oneri finanziari, quindi è un po' più complesso, Emiliano. Tu l'avresti dovuto conoscere un pochettino di più, tu, Emiliano, quindi è un po' più complesso. No, ma io non conosco le cifre, non me ne interessano niente. Io parlo semplicemente e ribadisco quanto ha detto il Presidente. A Bulgarella lo stadio nuovo non interessa. Poi se cambia Emiliano, idea, noi ne prendiamo. Emiliano Bulgarella ha detto un'altra cosa, ha detto che non siamo venuti a Lucca per lo stadio, giustamente, quindi sentiamo vuol dire che non interessa, cioè l'italiano è quello, se non è venuto per lo stadio vuol dire che lo stadio non interessa. Sentiamo Giulio Del Fiorentino. Io penso che comunque l'amministratore Lofaso nei prossimi giorni farà qualche dichiarazione su questo argomento. Giulio, chiudiamo l'argomento rapidamente. L'argomento lo chiudo dicendo che un'eventuale costruzione e realizzazione di uno stadio nuovo vorrebbe dire creare un volano vero per far sì che la Lucchese possa autosostenersi, quindi sarebbe sicuramente per il calcio a Lucca un elemento positivo. Mi attengo anch'io a quanto ho sentito dall'amministratore delegato Lofaso, che ha detto che in questa fase hanno dovuto sistemare tante cose, hanno dovuto costruire una squadra secondo quella che era la loro idea, salvando anche quello che era salvabile, e sono dovuti intervenire anche sul Porta Elisa perché ne aveva assolutamente bisogno. Aggiungo che quello che ha detto l'altra settimana Fabio Barzanti è una cosa importante che dovrà essere in qualche maniera sviscerata, perché secondo l'amministrazione comunale entro giugno bisognerà prendere una decisione riguardo allo stadio Porta Elisa, e non una decisione a parole ma con una progettazione concreta. Su quello penso che forse un costruttore come Bulgarella potrebbe anche intervenire, però ad oggi mi interessava di più sapere se è vero che Bulgarella ha sfatto le valigie di Tiritiello quando era al Ciocco, che era già pronto per andare a Ancona. Ecco, a me in questa fase interessa che ci abbia costruito una squadra che ci ha fatto tornare a tutti un po' di voglia di Porta Elisa. Ed infatti chiudiamo qui questa terza parte di Curva Ovest, perché dopo abbiamo sforato lo sforabile, intanto dopo vogliamo parlare del futuro prossimo, cioè la trasferta di Ferrara, che evoca tanti grandi ricordi, anche in questa trasmissione se ne è già parlato diverse volte. Ci vediamo tra pochissimo. Quarta parte di Curva Ovest, siamo tornati in diretta, tanto della questione stadio se ne parla e se ne parlerà tanto anche nel prossimo futuro. Noi invece torniamo a parlare del calcio giocato, della Lucchese. Prima di parlare di Ferrara, volevo chiedere agli ospiti in studio, partenza ottima della Lucchese, prime quattro partite, due vittorie in trasferta, due pareggi a reti bianche in casa. Vuol dire qualcosa o è solo un caso, Bruno? Ora non lo so se cosa vuol dire, però certamente vincere in trasferta non è mai facile. La Lucchese lo ha fatto due volte con squadre che poi si sono dimostrate squadre all'altezza nelle partite successive, quindi è un ottimo segnale vincere con come ha vinto la Lucchese, diciamo quasi nettamente, le due trasferte di Sestri Levante e Recanatese. Guido? Ma detto così posso dire che forse anche casualità, oppure è possibile, il campionato ce lo dirà, che la Lucchese in realtà i due avversari un po' più quotati, un po' più forti, li abbia affrontati in casa. Volevo sentire anche Giulio Castagnoli su questo, sì, perché so che tra l'altro ha scritto anche qualcosa su questo argomento. Sì, vabbè. Secondo me qualcosa significa comunque, perché anche se sono soltanto quattro partite,
Secondo me il fatto che la Lucchese abbia, diciamo, trovato più difficoltà, ma anche come costruzione di palle gol, perché è vero che col Perugia ne abbiamo avute 2-3, è vero che domenica che col Gubbio ne abbiamo avute un paio, però in trasferta ne abbiamo avute molte di più. Quindi secondo me il discorso è questo, che quando la Lucchese, ma può sfondare una porta aperta, quando la Lucchese chiaramente ha gli spazi dove poter praticare il proprio gioco, quindi in trasferta dove le squadre di casa devono fare la partita, diciamo la Lucchese ha più occasioni. Quando invece ti trovi di fronte squadre, il Perugia alla prima perché era ancora un cantiere aperto, quindi ha giocato un po' più guardingo, e il Gubbio per i motivi che abbiamo detto prima, che gioca guardingo e mezzo, e chiaramente le difficoltà sono maggiori. È tutto qua secondo me il discorso, ma è un po' per tutte le squadre vale questo discorso, non solo per la Lucchese. Cioè giochi meglio in trasferta perché le squadre di casa sono costrette a fare la partita, quindi te di fatto giochi di rimessa oppure giochi col tuo gioco, ma c'è più spazio. Guido ha chiesto la parola. Mi dispiace caro amico opinion leader, ma però mi sembra che nel Sestri Levante, nella Recanatese ti abbiano assalito assolutamente, ti abbiano attaccato. No, anzi, però è stata la Lucchese a fare la partita. Mi sembra, no, però spazio, ora io la partita col Gubbio non l'ho vista, quindi, ma le altre tre l'ho viste. Sì, però comunque sia è ovvio che c'è più spazio quando una squadra gioca in casa, un minimo di gioco lo deve fare, non è che si può mettere lì a aspettare come ha fatto il Gubbio martedì scorso. Certo, è vero anche quello, è vero anche quello. Allora, mister Gorgone, sì, durante la conferenza stampa di fine partita contro il Gubbio, ha detto una frase che forse a qualcuno è sfuggita: il terreno non ci aiuta, riferendosi al Porta Elisa. Questa può essere, sapevamo che il terreno del Porta Elisa era messo molto male l'anno scorso, è migliorato molto quest'anno, ma evidentemente non è ancora al massimo della resa. Questo può influire sul gioco della Lucchese, ha influito sul gioco della Lucchese in casa, secondo voi? Ma secondo me in parte, perché se la squadra si allena quasi sempre sul campo in sintetico, e poi chiaramente se il campo è un po' pesante in erba, chiaramente un pochettino è probabile che si senta, però non credo che sia un fattore decisivo, un fattore determinante. Non so se Guido è d'accordo. No, non lo so, forse può cambiare la velocità della palla, poi Bruno ha giocato, ai tuoi tempi sintetico non c'era, no? Non c'era, noi ci allenavamo all'acquedotto e si giocava a Porta Elisa, quindi voi i cambi erano... Vi abituavate già alle battaglie durante la settimana? L'acquedotto d'inverno poi era un campo quasi impraticabile, certo. Però credo che... Sì, forse sono cambiati un po' i tempi, sono cambiati anche i giocatori. Allora, torniamo da Emiliano Pellegrini, perché parliamo della prossima partita della Lucchese a questo punto, Lucchese che si è allenata oggi... questa mattina a San Giuliano, che farà la rifinitura domani prima della partita di sabato alle 18:30 contro la SPAL a Ferrara. Emiliano Pellegrini, Ferrara, la trasferta, ricordi indelebili del 1978, tu c'eri, dici qualcosa che ci riporta a quell'epoca. Ma intanto sì, io c'ero. Intanto devo dire, vi faccio vedere se la puoi inquadrare. Cioè, aspetta. La nostra inquadratura è questa. Allora, Romeo Anconetani, che è stato lui nel 78 a smuovere Lucca, perché la smosse? Perché te pensa e pensate, 6.000 persone al seguito di una squadra. Nel 78 io credo che non c'era nessuna squadra in Serie C, cioè tutta Lucca Sportiva si spostò a Ferrara, e Romeo Anconetani, che ovviamente ormai è scomparso, no? Mi ha avuto il piacere di regalarmi questa Ombra della Sera, perché lui abitava a Volterra, e no, questo lo dico perché Romeo è stato veramente lui a trascinare, a portare 6.000 persone, pensate, è una trasferta storica in quel senso lì, Poi la partita andò come andò, si è molto recriminato sull'arbitro D'Elia, tanto per cambiare, i due gol di vantaggio della Lucchese con Durso e Novelli, poi hanno accorciato loro, e poi c'è stato un calcio di rigore che non c'era, come al solito c'era o non c'era,
però da quella partita lì, da quel pareggio che sembrava un pareggio importante, no? Pareggio a Ferrara, 2-2, invece iniziò un po' il declino da un punto di vista psicologico della squadra, e fu una cosa abbastanza strana che non se la spiegò neanche l'allenatore Merigalli, che tant'è vero poi fu esonerato. Quindi Ferrara rimane, amici, una cosa storica, cioè storica, una cosa che non si ripeterà mai più. Pensate a voi a 6.000 persone che si muovono. Ora, sabato saranno 300-400, ma sono tanti, Capito te, Giulio? 6.000 persone oggi, te non le puoi portare in trasferta. Cosa fece di preciso Romeo? Romeo Anconetani era l'unico, cioè riuscì veramente, non dico porta a porta, ma ci fu un passaparola, ma si mossero tutti, grandi, madre, fidanzate, nonni, perché te pensa 6.000 persone? Sì, sì, grandi e piccoli, uomini e donne. 6.000 persone a Lucca non ci sono mai state, neanche ai tempi della Serie B, va bene? Diciamo col sorso in tempi delle promozioni, sì, qua, sì, 10.000, ma si parla di partite di, diciamo, che valevano la promozione. 6.000 persone in trasferta non le farà più nessuno in Serie C, anche perché non te le fanno fare. Non te le fanno fare. No, sì. Chiaramente, proprio lì, quella è una cosa storica. Treno speciale, pullman. No, treni. Cioè, di treni a Lucchese ne ha fatti diversi, anche a Civitavecchia c'erano 1.500 persone, però 6.000 rimane nella storia del calcio lucchese, non solo. Poi le partite, sì, ripeto, da quella partita lì la SPAL, che poi vinse il campionato, trasse, diciamo, una spinta notevole. La Lucchese, secondo me, era un ottimo risultato, invece a Romeo non piacque, tant'è vero che poi Merigalli. È andato il collegamento, abbiamo visto il messaggio, la batteria si è scaricata. E penso che non però li sentiremo. Però bei ricordi questi. Sì, sì, è riuscito Emiliano a darci un quadro. Proprio un altro calcio, bello, Bruno, era. Bello di quello che accade. Era proprio un altro calcio. Allora, speriamo che il collegamento possa essere ripristinato, però ho qualche dubbio. Allora, comunque, l'argomento Ferrara l'abbiamo iniziato. Adesso facciamo l'ultima interruzione della trasmissione e poi andiamo a parlare direttamente della partita, perché abbiamo sentito anche un collega di Ferrara che ci ha dato alcune anticipazioni e ci ha spiegato anche la situazione della SPAL e la situazione che c'è intorno alla squadra della SPAL in questo momento. Ci vediamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta da Curva Ovest, salutiamo per ogni evenienza Emiliano Pellegrini e Giulio Del Fiorentino. Se il collegamento, come temo, non potrà essere ripristinato, chiedo conferma che ci sia sempre però Giulio Castagnoli in collegamento. Vivo e vegeto. Perfetto. E tonico, soprattutto tonico direi. Parliamo di Ferrara, perché Alessandro Sovrani, giornalista sportivo di Telestense, ci ha fornito alcune anticipazioni sulla formazione che dovrebbe scendere in campo contro la Lucchese. In difesa in dubbio Briscagin, in cabina di regia dovrebbe giocare Marco Bertini, 21 anni, prelevato dalla Lazio, che ha esordito anche in Serie A con la Lazio, che è un giovane di belle speranze. E vediamo proprio il gol di Bertini, che ha deciso l'ultima partita della SPAL contro la Juventus Next Generation, che possiamo anche chiamare Juventus B. Prego la regia di mandare la rete di Marco Bertini, segnata tra l'altro in pieno recupero, che ha deciso una partita che, eccola qua, che era stata in grande equilibrio fino a questo momento. È da tenere d'occhio questo ragazzo, perché appare veramente forte. Poi, oltre a Bertini, c'è il tridente d'attacco composto da Antenucci al centro, Rosafio e Dalmonte sulle fasce. Ma proprio Alessandro Sovrani, il nostro collega, ci ha riassunto le prime tre partite della SPAL, perché i ferraresi hanno 6 punti in 3 partite, devono recuperare quella col Cesena, che non è male, però al momento ci sono perplessità, perché la SPAL è partita con grandi ambizioni, con ambizioni di salto di categoria, e invece a quanto pare il gioco fino a questo momento non è stato brillante. Sentiamo proprio Sovrani che cosa ci ha detto su questo argomento.
è una squadra che sul piano del gioco non ha convinto né in occasione della vittoria con la Vis Pesaro, la formazione marchigiana, dopo essersi trovata sotto negli ultimi minuti, ha creato in più circostanze l'opportunità di trovare la rete di quello che forse sarebbe stato anche un meritato pareggio. La partita successiva con il Perugia ha visto la formazione ospite a sua volta sotto dopo appena 6 minuti, poi iniziare a prendere il soccavento e la squadra non è più riuscita a venire fuori e giustamente la squadra di Baldini ha meritato di portare a casa i 3 punti. La partita di questa settimana sul campo della Juventus Next Generation era una classica partita da 0-0, poi risolta appunto dal gol, da questa conclusione da fuori area di Bertini in pieno recupero. C'è un po' di delusione, c'è un po' di apprensione, i tifosi erano quasi in 8.000 in occasione della partita con il Perugia, oltre 7.000 nella gara di esordio alla Mazza con la Vis Pesaro, sono lì che si chiedono ma dove potrà arrivare questa squadra, qual è il reale potenziale di questa squadra. Oggi abbiamo sentito il presidente Giota Coppino, ha detto a me fondamentalmente interessa poco, l'importante è che arrivino i 3 punti. Ecco, quindi c'è perplessità, però la SPAL è una squadra forte, è una bella squadra, 2 anni fa appunto era in Serie A, quindi è una squadra da prendere con le stramolle, Bruno Russo. Certo, è una squadra che 2 anni fa faceva la Serie A, è una delle nobili società che è retrocessa in modo clamoroso l'anno scorso, perché l'anno scorso sia il Perugia, sia la SPAL, sia il Benevento, tutte le squadre retrocesse dalla B l'anno scorso erano tutte squadre che potenzialmente dovevano lottare per andare in Serie A e in modo clamoroso sono tutte retrocesse. La SPAL è una di queste, è una piazza importante, ha un pubblico importante. Certamente si devono un attimino ora calare nella mentalità e nella realtà della Serie C. Non è semplice, perché se non hai la mentalità di categoria chiaramente fai fatica, però certamente è una squadra importante, è una piazza importante, quindi domenica per la Lucchese sarà una partita molto difficile, ma chiaramente la Lucchese se la giocherà alla pari come ha fatto finora con le squadre importanti. Su questo non abbiamo dubbi, però come se la giocherà? Soprattutto con quale squadra se la giocherà? Guido Casotti si prende l'onere. No, io non mi prendo nessuna responsabilità per quanto detto prima. No, sulla SPAL voglio dire semplicemente che quando nel giro di così poco tempo si precipita, tanto complimenti ai tifosi di Ferrara che non hanno abbandonato la squadra. 8.000 Però questa è una squadra che ha cambiato molto tutto. E insomma, calcio è un gioco anche d'insieme, è un gioco d'equilibrio. Quindi sì, avversario forte, blasonato, piazza importante, perché insomma la Lucchese sabato andrà a giocare, mi sembra di capire, con 6.000 tifosi agguerriti al Mazza. No, io non mi assumo responsabilità sulla formazione perché non è semplice. Ho semplicemente fatto delle semplici deduzioni, per cui secondo me, lo dicevamo anche prima, la difesa mi sembra che sia quella. Sandro Torcigliani, vado a memoria con Chiorra, Alagna, Tiritiello, Benassai, De Maria, e lì potremmo dire che salvo colpi di scena non ci piove sopra. Fermo restando il 4-2-3-1, credo che Gorgone, che poi ne sa molto più di me, non dovrebbe andare a Ferrara a giocare con un 4-2-3-1 puro, nel senso che probabilmente si affiderà a un centrocampo dove Cangianiello potrebbe giocare nel ruolo di sottopunta, come si dice. Io ho messo Cipril, non lo so se poi sarà Tumbarello con Gucker. Naturalmente ci vuole gente, come si è detto in tutta la serata, che faccia anche la fase di non possesso. Gibril ha fatto una splendida discesa equilibrio. Martedì scorso contro il Gubbio, che è mancata solo la non lo so, secondo me nella testa di Gorgone questa può essere una formazione, poi magari giocano altri, così come mi sento di dire che il discorso di Magnaghi che facevamo prima, lo farà partire di nuovo dall'inizio o meno, non lo so, però se il giocatore deve trovare la condizione, deve trovare il minutaggio, probabilmente parto con Magnaghi. E sugli esterni Guadagni non si discute, Fedato è vero è andato un po' a corrente alternata, però è uno di quei giocatori che può sempre trovarti la giocata e che ha un livello come classe senza dubbio di
molto alto, quindi io l'ho messa così, però non so se... ma sono tornati? Sono tornati in collegamento, Giulio del Fiorentino, mi hanno smentito clamorosamente e sono tornati in collegamento. Li avevamo dati per perduti invece. Giulio del Fiorentino ed Emiliano Pellegrini, allora sentiamo prima loro sulla prossima gara della Spalla e poi andiamo da Giulio Castagnoli. Li vediamo però non li sentiamo. Sono tornati a metà. Guardiamo un po' se è il caso allora di andare prima da Castagnoli e poi magari torniamo da Pellegrini e del Fiorentino. Io ci sono. Ci sei sempre. A questo punto non abbiamo più dubbi, anche al termine della trasmissione. Prego Giulio. Ha detto una cosa giusta Guido quando ha detto che la Spalla è precipitata in così pochi anni. Io credo che a livello psicologico questa cosa peserà per tutto il campionato. Infatti io non sono mai uno di quelli che dà tra le favorite le squadre che sono retrocesse. Perché voi guardate nella storia della Serie C, molto difficilmente le squadre che retrocedono dalla B poi rivincono il campionato e tornano subito in cadetteria. Abbiamo avuto degli esempi clamorosi come la Reggiana, come il Cesena, come il Pescara, che tutti gli anni ci provano, come il Foggia, tutti gli anni ci provano ma non riescono mai a risalire, perché poi, come diceva giustamente anche Bruno, cioè, conta la mentalità, cioè, ti devi adattare alla categoria, ci puoi avere giocatori bravi quanto vuoi, ma se non sei bravo a calarti nella mentalità della categoria fai una fatica enorme. E quindi io credo che la SPAL quest'anno sia una di quelle squadre che sì, è forte, è blasonata, c'ha un attacco importante, tutto quello che volete, però andrà incontro a delle prestazioni, come diceva anche il collega di Ferrara, prestazioni magari così dove riesci a raccattare la vittoria ma non dai mai un segnale di essere più forte dell'avversario. Quindi la Lucchese se la può giocare tranquillamente. Allora proviamo a tornare da Giulio del Fiorentino ed Emiliano Pellegrini, se li vediamo e li sentiamo, in questo momento non li sentiamo e non li vediamo, adesso ti vediamo Emiliano, guardiamo se funziona l'audio. No? No? Sì? Stanno ancora sperimentando la situazione. Sì, sì, siamo in fase di sperimentazione, non vedo Giulio del Fiorentino che sta cercando di ripristinare il collegamento. Allora, intanto guadagno tempo e leggo, chiedo anche alla regia la grafica, se possibile, del prossimo turno, che ovviamente vede appunto la Lucchese giocare a Ferrara contro la Spalla, poi c'è il big match, dovrebbe essere Olbia-Carrarese, due squadre appunto di alta classifica, la capolista gioca la Torres, gioca Sestri Levante, il Sestri Levante si sta beccando tutte le squadre più forti in questo momento. A Carrara, e la Carrarese è rimasta in Sardegna in pratica. Esatto, perché ha affrontato la Torres. Il Pescara, che è secondo in classifica, lo ricordiamo, gioca contro il Pineto. Allora, ultima occasione per tornare da Emiliano Pellegrini, le ultime immagini avevano un sapore di navetta spaziale quasi per preparare il collegamento, guardiamo, sentiamo dei rumori. Giulio, Emiliano, ci siete? No, a questo punto direi di alzare bandiera bianca, anche perché siamo ampiamente oltre l'orario della nostra trasmissione. Ringraziamo Giulio del Fiorentino e Emiliano Pellegrini che ci hanno tenuto compagnia. Ringraziamo l'opinion leader Giulio Castagnoli che c'è sempre. Grazie a voi, stasera tecnologicamente ho vinto io. Ha vinto Castagnoli, quindi 1-0 per lui, poi ci sarà anche la partita di ritorno però. Assolutamente, un saluto a tutti, un abbraccio a Guido, a Bruno e a te Egidio. Ciao Giulio. Grazie Giulio, buona serata. Ciao. Io ovviamente ringrazio Guido Casotti e Bruno Russo che sono stati con me in studio. Ringrazio ovviamente tutti i nostri telespettatori, tantissimi messaggi, ne abbiamo purtroppo potuti leggere pochissimi perché gli argomenti erano veramente tanti questa sera. Grazie ancora, ci rivediamo tra 7 giorni.